eseguirò pezzi miei, musica mia, e questa chitarra è stata, come dire, la voce delle mie fantasie. Ed è così bella che, insomma, non faccio molti concerti e quindi, diciamo, è un po' uno strumento privato e lo suono veramente per le persone che amo, per mia mamma, la mia ragazza, o i miei, insomma, alcuni dei miei studenti e, diciamo, è così bello per me che diventa quasi, no? Quasi una specie di confessione suonarlo davanti a tutti, quindi è, come dire, metto me stesso davanti e spinto da questo suono. Sono arrivato a Santos non per la fama di Santos o chissà cosa, ho provato diverse chitarre, ma questo qui, questo strumento qui mi ha donato quella profondità e quell'intimità che nessun'altra chitarra moderna del passato, del futuro mi ha mai regalato. E diciamo che è uno strumento che non si impone sul silenzio, per cui mi sembra quasi di ascoltarlo, no? Anche quando lo suono, mi suggerisce sempre qualcosa che rimanga un po' nel solco del tempo, che non lo travalichi, rimanga sempre qualcosa di un momento quasi sacro. E la scelta delle corde non è sicuramente per una controtendenza, assolutamente. Suono con queste corde, non uso nessuna, come dire, forma di plastica, e quindi, diciamo, tutti questi elementi di questo strumento sono elementi che si trovano in natura, e anche le corde hanno lo stesso materiale delle nostre corde vocali. E, detto ciò, vi prego di avere un po' di pazienza quando ci sarà da accordare e eseguirò per la prima volta, lo improvvisai in una registrazione, due preludi che scrissi volando ad Istanbul, dedicati a, come parte della mia musica, dedicata ai migranti. Il primo è dedicato ad Oscar Alberto Martinez, un profugo messicano, e un altro si intitola Mare di Notte, dedicata a tutti i migranti che attraversano il Mediterraneo. A seguire eseguirò una specie di ritratto familiare, un tango, una piccola ballata jazz, diciamo, dedicato a mio nonno, mia nonna, e una milonga finale dedicata a mia mamma. E poi su quella chitarra lì suonerò un pezzo dedicato a un mio caro amico che si chiamava Jonathan. Thank you.
Ascoltato era il tango di Leonardo per mio nonno Leonardo. È una cosa forse un po' naif, forse anche fuori tempo, ma fuori tempo massimo, però mi piace ogni tanto ritrarre le persone che amo attraverso la musica. Adesso un piccolo ritratto musicale di mia nonna e dopo l'ultima una piccola milonga, una piccola banera che si intitola Il figlio di mamma, anche per omaggiare Miguelio Bet e Noi della Mare. E quindi questi due pezzi in sequenza e poi un ultimo brano. Thank you.
per me è una grande novità, oltre che piacere incredibile poter suonare forse una sorella gemella del mio strumento, chissà, non lo so, però sento che hanno delle cose in comune ed è anche una novità assoluta suonare uno strumento così con queste corde, quindi siate clementi. Quest'ultimo pezzo è un pezzo country, diciamola così, si intitola Arrivederci Cowboy ed è dedicato a un mio amico, si chiamava Jonathan e con lui avevamo, insomma, da bambini condividevamo le strade, no? Io vengo da un piccolo paese, quindi dove ancora oggi i bambini veramente giocano per strada, come si dice da noi, in mezzo alla strada. E questo pezzo è un po' il riassunto della nostra infanzia trascorsa insieme a Jonathan, poi in qualche modo legato anche ai pezzi precedenti, perché giocavamo di fronte alle case dei nostri nonni, quindi arrivederci cowboy per Jonathan in questo. Thank you.